il 19 gennaio, e con Amelio quest'anno faremo un finale altrettanto artistico, il simposio delle luci, sculture in legno. Anche questo, Amelio, se ci vuoi dare qualche anticipazione. Sì, innanzitutto noi l'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso con Coccolone, che ha fatto una scultura dimostrativa per far capire che cos'era, cosa significasse il sculture in legno. Noi passiamo da un materiale femminile a un materiale che durerà nel corso degli anni qui a Caese, quindi sarà un ricordo di tutte quelle che saranno le nostre organizzazioni. Abbiamo 6 scultori in gara che realizzeranno 6 sculture monumentali con un tronco di 1,5 metri, che alla fine poi doneremo alla città di Caese. Poi, siccome non ci vogliamo far mancare nulla, faremo anche una piccola gara di scritti carri, cioè scolpire un tronco in appena 1,5 ore, un tronco di legno in 1,5 ore. Voglio anche dire che poi i tronchi piccoli, le strutture piccole, saranno donate a un'associazione qua di Caeta, e saranno donati in beneficenza, il ricavato sarà donato in beneficenza per le persone bisognose della città. Quindi facciamo anche un'opera sociale, diciamo, soprattutto, non solo un'arte, ma anche qualcosa di tangibile per la città. Assolutamente, sì, è una bella iniziativa, e quindi concludiamo davvero nel miglior modo possibile, in attesa poi dei prossimi appuntamenti che avremo nella nostra città, che ormai si vive tutto l'anno, e insieme è riuscito a rendere concreta questa parolina magica che è destagionalizzazione turistica, e in effetti i risultati si vedono, sono sotto gli occhi di tutti.